Volete invidia a caldo? Volete invidia a caldo? Volete un cazzo di video a caldo? Volete? Come faccio il video a caldo? Vaffanculo, come faccio il cazzo di a caldo? Porca troia! C'erano lì secondi. Mo faccio il video a caldo, sono sci, maniche corte, a mano con le Baviera a gennaio, me ne frega un cazzo, me ne frega. Perché quello che abbiamo visto stasera è una vergogna. È una vergogna da parte di tutti. Tutti. E questo ci dà la dimensione di quello che siamo. Rientrati in questo 2023, dopo una fine 2022 dignitosa, buona, a parte la sconfitta con la Juve, che comunque è stata una brutta sconfitta, quello è una cosa inopinabile, insomma, perso 3-0 contro una squadra più forte di te, però comunque sia, ma quello che abbiamo visto tra mercoledì e stasera, quello che abbiamo visto tra mercoledì e stasera ci dà la dimensione di quello che siamo. Mercoledì era con Lecce e cazzo non so, non mi ricordo. Perché tu con Lecce e Empoli, che non hanno... Lecce non ha rubato niente, l'Empoli... L'Empoli non ha fatto niente oggi. Ha fatto quello che bastava per portarsi a casa un punto. Tu hai fatto un punto tra Lecce e Empoli. E mi dici che vuoi andare in Champions League? Ma non mi prendete per culo. Non mi prendete per il culo. Perché questa non è una squadra che può andare in Champions League e merita di andare in Champions League. Non lo è. Non lo è. Cazzo. Hai fatto una partita, una prestazione superiore a quella messa in campo contro il Lecce la scorsa settimana, l'altro giorno, e cazzo ne so. Hai fatto una prestazione superiore. Hai fatto una prestazione migliore rispetto a quella che hai messo in campo mercoledì. Hai sprecato tanto. Io ho visto ancora leziosismi, mettete là come vi pare, ste cazzo le campane che continuano a suonare un peli coglioni. E ti sei fatto rimontare all'ultimo minuto dall'Empoli. Dall'Empoli, raga, l'Empoli è una squadra che ha obiettivi diversi dai nostri, penso che questo sia inopinabile. E l'hai dimostrato sul campo, ma non l'hai dimostrato nel risultato. E se non l'hai dimostrato nel risultato, è colpa tua. È colpa esclusivamente tua. Siamo Sandones, Sontag, ok? È solo ed esclusivamente colpa tua. Solo colpa tua. Quindi, ciao Presidente, ci vediamo domenica. Ciao. Quindi non so fare una reazione a caldo. So fare un video a caldo. Un punto come Empoli e Lecce. Questo ti dà la percezione di quello che sei. Una squadra che non per ora non merita la Champions League. Punto. Punto. Non mi metto qua adesso a fare analisi tecnica. Me ne frega un cazzo da analisi tecnica, raga. Non me ne frega niente. Se mi volete bene, mi seguite il video. Se mi volete bene, fate come vi pare. Non me ne frega un cazzo. Quello ha giocato meglio, quello ha giocato bene. Non me ne frega un cazzo. Hai fatto un punto tra Empoli e Lecce. E questo non è un modo per iniziare bene l'anno, un modo per poter dire noi puntiamo a Champions League. Andate in ritiro. Andate in ritiro. E vergognatevi di quello che avete fatto. Vaffanculo.